ragazzi, Pilone, bentornati in questo nuovo video. Oggi video specialissimo perché per la prima volta in 3 anni ho giocato la Weekend League del FUT Champions. Ebbene sì ragazzi, è successo l'incredibile. In questo video vi parlerò un attimo di quello che è stata la mia esperienza, mentre sotto avete un po' di highlight delle ultime 2-3 partite che ho giocato per arrivare dove sono arrivato poi. E alla fine apriremo i rewards del FUT Champions e i rewards del Division Rivals. Quindi vi chiederei un bel mi piace, cerchiamo di arrivare a 30.000 like, mi piacerebbe veramente tanto, così che poi mi invogliate anche a giocarne altri se avrò tempo, avrò modo. Prima di passare al gameplay e raccontarvi un po' tutte le cose, vi faccio vedere la squadra con cui ho giocato questa Weekend League, che è questa, che non è male, costa 600-700.000 crediti, però insomma se ne trovano di ben migliori. Cioè questa squadra qua costa un Messi, mezza icon, un icon di quelle povere, cioè si può sicuramente fare di meglio. Avessi i crediti prenderei Kanté, Pogba, Hazard, Salah, ne abbiamo un po' di cose da sistemare, ma mancano le finanze al momento. Per il resto ragazzi, allora, ve l'ho già spiegato un sacco di volte, chi mi segue da FIFA Obiettivi, così l'ho detto durante i video, però per i nuovi, per chi non se lo ricordasse, perché non ho mai giocato un FUT Champions in 3 anni? Innanzitutto perché i weekend solitamente sono fuori casa e giocarmi 40 partite come era fino all'anno scorso non avevo mai tempo, né sinceramente la sbatta, perché 40 partite erano veramente troppe. Poi ricordatevi che io dal 2013 gioco facendo lo skiller, se vogliamo dirla così, cioè cazzeggio, mi piace fare i gol belli, skillo, faccio queste cose qua, e quindi ho perso l'animo competitivo nel giocare competitivo, arrivo davanti al portiere, faccio il pallonetto, sapete un po' come sono fatto, e diciamo che non era il mindset migliore per giocare un FUT Champions, oltre al fatto che i crediti che avevo da parte dovevo tenermeli per fare i grupponi dei FIFA Obiettivi, non potevo crearmi una squadra competitiva per tutto l'anno per poi potermi giocare alla Weekend League. Infine, cosa da non sottovalutare, non sono uno che riesce a gestire molto bene se stesso sotto pressione, cioè mi viene l'ansia e giocare il FUT Champions è snervante, stressante, fa incazzare, cose che sinceramente non avevo voglia di fare ogni settimana. Però con questo FIFA 19 mi sono trovato bene sin dall'inizio, ha un sacco di problemi, però mi sto divertendo, sto imparando un po' a giocarmelo meglio. Quest'anno sono soltanto 30 le partite, non 40, avevo un weekend libero, siamo a inizio anno, non ho FIFA obiettivi da fare, anzi ho detto magari giocandolo qualche reward mi inizia a dare un po' di crediti per poi averli quando sarà, dopo i toti probabilmente, quando inizieremo la serie, e ho voluto provare. Essendo che era la mia prima volta, che non avevo esperienza a livello competitivo di queste cose per tryhardare 30 partite, ho detto magari se ne faccio 15 vinte, 15 perse, è già buono. Ragazzi, abbiamo fatto 21-9, cioè oh, oro 1 quasi fuori classe al primo weekend della mia vita. Sono contento, devo essere sincero, sono contento. Poi è vero che con i secoli ma non si arriva da nessuna parte. Però se contate che una l'ho persa ai rigori, due l'ho persa al 120esimo, che le persone che ho detto alzo le mani, siete più forti di me, erano 3-4, contate che non l'avevo mai fatto, tutte le palle varie, in teoria si poteva puntare al fuori classe. Per essere la prima volta va benissimo così, per la squadretta che abbiamo, che poi vabbè, squadretta, se avessi avuto una squadra da 5 milioni con le icon robe varie magari. Ma sti cazzi raga, 21-9, oro 1, va più che bene. Tra l'altro mi è servito un sacco per migliorare il mio stile di gioco, per capire un po' come giocare, che comunque quando gioco competitivo gioco totalmente diverso da quando faccio le skill così, quindi giro palla, ho imparato un pelino a difendere meglio, che sapete che è la mia lacuna maggiore. È stato anche divertente sinceramente, pensavo di incazzarmi di più, invece è andato anche un piacere. Per concludere questa parte iniziale vi dico che cosa farò adesso, giocherò solo competitivo? No, probabilmente andrò avanti ancora un po', quando avrò i weekend liberi, a giocarmi il FUT Champions, magari giocherò le Rivals, prenderò un po' di pacchi, poi sboosterò qualcosina tra un po' di tempo quando ci sarà qualcosa di utile da sboostare, i toti, le cose varie, per poi arrivare comunque sempre a FIFA Obiettivi, che è la cosa che, a cui tengo di più durante l'anno, magari con un po' di crediti da parte, che spero di farmi pian pianino. Detto questo ragazzi, arriviamo ai pacchi da aprire. Allora, c'è un paio di pacchetti che voglio liquidare facilmente, che non varranno un cazzo sti pacchetti, era giusto perché ce li avevo lì, quindi ce li togliamo dalle palle. Spero che mi dia qualcosa di buono, perché comunque ci sono Bailey if, Lukaku if, Van Dijk if, qualcosina. Vabbè, sti pacchi potevo anche tranquillamente non aprirli. Allora, mentre aspettiamo le 8, mancano 10 minuti per me, apriamo prima quelli delle Rivals, raga. Come sempre, per questione di video, prendo quelli non scambiabili, così ne abbiamo un po' di più e comunque possono servire per le SBC o se trovo qualcuno della Premier fatto bene lo metto in squadra. Quindi scegliamo questa prima opzione, confermiamo. Sono 6 pacchi belli interessanti. Livello 2 raga, perché come vi ho detto non ho avuto tantissimo tempo per giocare, ho fatto il FUT Champions e poi ho giocato qualche partita per arrivare almeno al livello 2. Tra l'altro sono quasi in divisione 2 nelle Rivals, ieri da 1700 punti sono arrivato a 2150. Ok,
un po' di paccazzi ce li abbiamo, giusto perché almeno non dico una puttanata. 2112, ecco, siamo più o meno lì, quasi in divisione 2. Iniziano a rompere i coglioni questi, eh. Io spero che qualche gioia me la diano. Due pacchi da 50.000, due pacchetti mega. Ok, primo pacco oro premium maxi. Non è walkout, non è un cazzo, ma da questi mi aspetto un po' di meno, neanche si aprono i boards. Yaich. Secondo pacchetto premium maxi. Neanche si apre, neanche questo. Questo è l'inizio proprio che dici, partiamo con i pacchetti mega. Lascio quelli a 50.000 alla fine. Un board. Neanche. Pacchetto mega, ragazzi. Pacchetto mega. Pablo Sarabia. Cioè, capite? Allora, io questo video lo faccio sia perché volevo raccontarvi di questa mia esperienza mistica del Food Champions, sia perché voglio vedere se assieme a voi, se effettivamente sudare così tanto un weekend sia mai servito a qualcosa. Questo secondo pacchetto mega. Niente, raga, non c'è un board. Non c'è un board in quattro pacchi delle Division Rivals. Sono abbastanza contrariato. Due pacchi da 50.000. Niente, non è walkout. Ragazzi, no, dai. Dai, ragazzi, è uno scherzo. È uno scherzo. Non scambiabili, tra l'altro. Non è walkout. Si apre? Oh, si è aperto il primo. Al sesto pacchetto. Francia, portiere di merda. Mandanda. Sono senza parole, signori miei. Niente, raga. Mo' aspettiamo quelli del Food Champions. Che se sono così, una meraviglia. Non ci credo. Non ci credo veramente. Sono le 8, ragazzi. Ufficialmente vado a riscattare i miei primi premi della Weekend League, del Food Champions, di sempre, se mi invoglieranno a giocarlo ancora. Oro 1, col senno di poi potevamo fare fuori classe 3, ma per essere la mia prima volta, vi ripeto, va più che bene. 50.000 crediti, punti qualificazione, due pick con 4 giocatori da scegliere, due pacchetti da 100.000. Prima pick, preghiamo. Oh. Beh, Arnautovic o Bernardo Silva? Belli. Ah, Bernardone non mi convince più di tanto. Arnautovic, fatemi chiedere. Personalmente ho Aubameyang e Lucas. E come esterni, come super sub, c'ho comunque Keita, Felipe Anderson. Quindi Bernardo Silva come carta non mi entusiasma. Preferirei di più un Arnautovic. Quando si stanca Aubameyang. Ho chiesto un po' anche allo Zanone. Arnautovic se lo voglio provare, mi ha detto. O Bernardo Silva per le SBC, perché è un if un po' più alto. Però Arnautovic costa 70.000, Bernardo 40.000. Raga, io voglio provare Arnautovic, non si sa mai. Voglio provare Arnautovic, raga, prendiamo Arnautovic. Perché Bernardo Silva non lo userei tanto. Ci sta. Secondo pick. Szczęsny. Peccato, perché Lukaku, Van Dijk e Bailey erano interessanti. Però Szczęsny e Bernardo Silva in teoria erano 2.86 if. Szczęsny lo prendo per l'overall, per le varie SBC, varie cose. Non mi lamento di questi due pick. Dai, ci siamo un attimo ripresi. Gli ultimi due pacchi da 100.000. Senza pensarci troppo, dammi un walkout. Non mi dà il walkout alla prima. Almeno si apre. Francia, difensore centrale. Oh, Kimpembe. Kimpembe, raga. Se non sbaglio qualcosa costicchia. No, niente, 10k, raga, pensavo di più. Ultimo pacco. Non è... è walkout. È walkout, ragazzi. Dai, Spagna, eh? Ah, Jordi Alba. 87 di Jordi Alba. Oh, il Food Champions mi ha dato più soddisfazioni. Che non userò, ma rivenderò probabilmente, perché non mi serve nella Premier. Quanto mi costa? Oh, la madonna. Ragazzi, 80.000 di Jordino Alba. Vendo un paio di robe, mi compro Kanté. Era partita malissimo con le Rivals, ma il Food Champions mi sta quasi invogliando a giocarlo. Non posso pretendere Lukaku, quelle robe lì per forza, però ci sta. Qua vedete la mia panchina, solitamente Matic, sono tutti buoni sub da mettere dentro in base a chi cazzo mi serve. Quasi quasi butto via Dembélé e se ci sta dentro un Kanté. Quindi raga, Arnautovic, Szczęsny, doppia pick, Jordi Alba, 80k
Diomino. Questo, ragazzi, era il primo video del Food Champions della mia carriera. Non è andato malissimo, devo dire. Le Rivals non le giocherò mai più. Io spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Fatemi sapere voi cosa avete trovato, se l'avete giocato, quanto avete fatto, se avete qualche consiglio da darmi per la squadra, se avete qualcosa che potrebbe essermi utile. Un bel mi piace, raga, cerchiamo di arrivare a 30.000 like per questo primo video del Food Champions, che è un po' un evento più unico che raro sul mio canale. E niente, vi ringrazio, alla prossima, da Ron è tutto. Bello.